Antonio Ribichini, che lui è un artigiano, si occupa di stucchi decorativi e è titolare, uno dei titolari di questa attività, e si chiama Ribichini Stucchi. Io vado a presentarlo e ce ne parlerà un po' meglio. Benvenuto ai nostri microfoni, Antonio. Buonasera, buonasera. Allora, caro Antonio, tu sei un artista a tutti gli effetti. Artista. Artigiano. Artigiano, sì, un falsificatore d'arte, diciamo. Noi facciamo tutto ciò che riguarda le decorazioni in gesso, i stucchi, rosoni, controsoffitti, artistici, meno artistici, moderni, tutto ciò che riguarda il gesso e le decorazioni. Ok, quindi se per esempio io dovessi rifare una facciata di un'ipotetica villa, voi mi consigliate anche, non so, quella colonna da fare, oppure una scultura che si può rifare, sì, anche sì, possibile questo? Si può modellare in creta e tutti i vari passaggi, che c'è veramente artigianale, perché non c'è nessuna macchinario, niente, rimane come era una volta. E collaboriamo con gli architetti, chiaramente loro portano i disegni e noi realizziamo i disegni dell'architetto, quindi un bel lavoro, insomma. È quello, è anche per dire, il cliente se ha dei dubbi viene da noi e possiamo svilupparli insieme. Spieghiamo anche un po' la storia di questa Ribichini Stucchi, quando nasce, come nasce, facci conoscere un po' meglio tutto. Allora, questo nasce da papà dal 63 e poi l'abbiamo proseguita noi nel 90 e fino a oggi. Papà è quello che ci ha introdotto in questo meraviglioso lavoro, che io ritengo meraviglioso perché piace. Sarà strano, però è un lavoro che piace, quindi. Infatti, comunque dico ai nostri ascoltatori, chi poi ci sta guardando vedrà anche delle foto, che voi fate, cioè possono andare sulla pagina, perché sul sito, sì, perché fate cose veramente belle, nel senso rendete qualcosa di che poteva essere semplice come una casa, un'abitazione, date quella particolarità che non è poco, eh. No, cioè case veramente spoglie all'esterno, possiamo arricchirle e farle per ipotesi farla diventare anche una casa del Settecento, con le varie decorazioni. All'interno possiamo realizzare cupole, volte a crociera, poi adesso magari manderemo delle foto sotto per sapere di cosa si tratta. Illuminazione, anche lavoriamo molto sul moderno, come adesso possiamo sfruttare questa illuminazione a LED, che è il futuro, insomma, e alloggi per queste lampade. Sono tutte cose bellissime, sia moderno che... Esatto, sia moderno che classico. Che altri tipi di servizio svolgete, avete, fate, soprattutto cose giganti? Quanto ci vuole più o meno a fare la testa di questa colonna che sto vedendo, poi vedrete nel sito, una colonna gigante, una testa? Quello è un capitello corinzio, che questo qui, per dire, abbiamo modellato ex novo dal disegno di un architetto. Questo è gigante, hai detto bene, perché è di una chiesa, non posso nominare il nome della chiesa. Quanto tempo ci vuole? Una settimana, 10 giorni, 15, dipende un po' dalla difficoltà. Capito, cari ascoltatori? Però adesso diciamo ai nostri ascoltatori dove siete, dove possono trovarvi, sito, tutte le informazioni, insomma, per venire a cercarvi, trovarvi, vedervi, un po' tutto. Allora, dove nasce tutto? La fabbrica sta in via di Rocca Cencia 286, zona Prenestina, mentre un altro punto vendita sta a San Giovanni, che è via Metaponto numero 6. Per facilitare alla fine di via Sannio, quindi è una abbastanza conosciuta. Zona conosciuta, insomma. Conosciuta. Un numero invece di telefono a cui poter chiamare? Della fabbrica, che è anche un punto vendita, dove lì c'è anche il tintometro, le vernici, eccetera, eccetera, è lo 06 22 48 43 49, mentre lo showroom, che è a San Giovanni, è 06 704 75 059. Ok, li ripetiamo, 06 22 48 43 49, quello che si trova in zona Prenestina, sì, mentre quello che si trova in zona San Giovanni 06 70 47 50 59. Pagine Facebook, vi trovano con il nome della vostra attività, giusto? Sì, anche più che altro è sul sito, che è ribichinistucchi.it,
e dove c'è anche tutto il catalogo che potete scaricarlo e consultarlo tranquillamente. Benissimo, caro Antonio, ti ringrazio per essere stato grazie qui con voi, noi, averci fatto conoscere la tua azienda, attività, quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie.